Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: ricordate Luca Dorigo? Volto noto di Uomini e Donne, poi è sparito dalla televisione. Ecco che fine ha fatto. Pochi programmi sono riusciti a restare sulla cresta dell'onda come fatto da alcuni che vengono mandati in onda ormai da diverso tempo su Mediaset. C'è un grande lavoro dietro alcuni di questi formati che ancora oggi attirano attorno a sé migliaia di persone, riuscendo a diventare dei cult. Alcuni di questi programmi portano in calce la firma di una delle signore della televisione, ovvero Maria De Filippi. Grazie a lei, infatti, proprio Mediaset è riuscita a guadagnare grandi riscontri attraverso alcuni programmi diventati di punta, e che ancora oggi sono amatissimi dal pubblico. Studio di Uomini e Donne. Uno di questi è senza dubbio Uomini e Donne, programma di successo che riesce ancora oggi ad attirare le nuove generazioni senza però che le vecchie si distacchino dal programma. Un risultato straordinario dovuto anche al grande lavoro fatto da Maria e dagli autori nel corso di questi anni. Tronisti, troniste, corteggiatori, corteggiatrici, alcuni di questi profili nel corso del tempo sono addirittura diventati famosi proprio grazie al tempo trascorso nello studio di Uomini e Donne. Questo è un risultato che evidentemente gli autori del programma, e la De Filippi stessa, si auspicano nel corso del tempo. Uno dei ragazzi che nel corso degli anni ho avuto la possibilità addirittura due volte di salire sul trono di Uomini e Donne è stato Luca Dorigo, al tempo diventato molto famoso proprio per la sua partecipazione al programma. Sono passati ormai tantissimi anni dalla sua apparizione nello studio condotto da Maria De Filippi, ma del ragazzo nativo di Jesolo, 29 luglio del 1990, resta un bellissimo ricordo per i fan. Ma che fine ha fatto Luca in questi anni? Luca Dorigo, da successo di Uomini e Donne alla sparizione, ecco che fine ha fatto. Luca Dorigo. Non sempre chi partecipa a programmi come Uomini e Donne poi riesce a mantenere una certa notorietà. Alcuni finiscono purtroppo nel dimenticatoio, o comunque si distaccano dal mondo della televisione magari per inseguire percorsi del tutto diversi. È stato un po' questo il percorso proprio di Luca, che negli anni si è sempre più allontanato dalla televisione e ovviamente dall'etichetta di tronista di Uomini e Donne. Ma cosa fa oggi nella vita Luca? Dorigo ha proseguito nella sua passione, ovvero quella di fare il DJ. Così la sua carriera nel mondo della musica è proseguita, anche se gli ultimi anni sono stati molto difficili. La pandemia ha messo in ginocchio tutto il settore, ed ovviamente anche quello dove Luca si è impegnato in questi anni. Resta Dorigo un ragazzo molto seguito sui social e che ha comunque mantenuto tantissime persone che si sono affezionate a lui nonostante il suo allontanamento dal mondo della televisione. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.